Buongiorno all'architetto Ernesto Sacco di ANAS, benvenuto a questa BIM Conference dal tema BIM and Beyond. Ti abbiamo invitato, innanzitutto grazie per essere intervenuto, grazie del tuo tempo, della tua pazienza, proprio per parlare con te di ANAS, della sfida del BIM. Tu sei ovviamente responsabile della parte BIM, chi meglio di te può introdurre questo argomento. Molto molto diciamo interessante e attuale, soprattutto in un ambito infrastrutture. Parliamo ovviamente anche di PNR, quindi parliamo un po' degli investimenti anche che ha fatto ANAS in questi ultimi anni. Benvenuto, ti cedo ovviamente la parola e il video ovviamente, e puoi farci giusto un'introduzione a quello che sarà il tuo tema. Allora, buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito. Oggi nell'ambito di questa presentazione parleremo sia della parte di adozione del BIM in una grande stazione appaltante, sia cercheremo di spostare l'attenzione sugli sviluppi attesi, cioè quali sono i ritorni che l'adozione del BIM, dall'adozione del BIM ci si aspetta. Sostanzialmente, prima una presentazione rapidissima del gruppo di ANAS, che è del gruppo Certo, FS certo. Italiane. Company profile velocissimo. Assolutamente, noi gestiamo 32.000 km di strade, sono quasi 7.000 gli effettivi che lavorano in ANAS. Dal 2018 siamo parte del gruppo Ferrovie Italiane. Abbiamo in gestione 18.600 ponti, come vedete dalla slide, e oltre 2.000 gallerie. Quindi ANAS principalmente si occupa della gestione di asset esistenti. Ed è ovviamente, diciamo, la nostra mission, come vedete, è quella di garantire la continuità territoriale del paese, quindi, la rete, diciamo, di viabilità delle strade statali e anche di parte delle autostrade è demandata da ANAS. Per quanto riguarda il BIM, come sapete tutti, diciamo, a partire dal decreto legislativo 50 e poi col decreto 560, il successivo 312, è stata definita dal legislatore italiano un'adozione obbligatoria per gradi, ma un'adozione obbligatoria. L'adozione obbligatoria comporta, vedete qui, diciamo nella slide, la prevalenza del contrattuale del modello, cioè quando c'è un appalto in BIM, rispetto al contenuto degli elaborati, siano essi grafici o descrittivi, prevale il contenuto del modello, fin quando questo è tecnologicamente possibile. Diciamo che oggi i casi in cui è tecnologicamente non possibile sono pochini, quindi di fatto l'obbligo BIM prevede anche contrattualmente questa cosa. Da qui, diciamo, la seconda necessità, cioè quindi riuscire a definire il contenuto dell'informazione dei modelli in maniera assolutamente univoca e precisa. Queste sono necessità che ha stabilito il legislatore. E se la guardiamo dal punto di vista del processo tradizionale, vedete, diciamo, qui è uno schema di quello che è diciamo, l'approccio tradizionale a una progettazione, a un appalto. Quindi l'esigenza è quella della realizzazione di una infrastruttura. Da qui c'è una domanda, quindi un capitolato che prevede la realizzazione di elaborati grafici e descrittivi, i quali non sono correlati, o meglio, sono correlati tra di loro attraverso lo sforzo che fa chi li interpreta. Ok? Da questa, diciamo, considerazione deriva una risposta, cioè un'esecuzione dell'appalto che molto spesso, proprio per, diciamo, come dire, collegare, riempire, colmare quello che la domanda non è riuscita a definire con chiarezza, ricorre alle varianti, alle modifiche in fase di esecuzione. Quindi, il rischio principale, prendo un puntatore così mi aiuto. Il rischio principale è appunto quello di avere iterazioni elevate, o meglio, una continuo, diciamo, precisare la domanda e riformulare la risposta da parte dell'operatore economico.
Questo si concretizza attraverso le varianti, si concretizza attraverso gli appalti e una serie di vicende, proprio perché la parte iniziale, l'esigenza e la domanda alla fine non erano poste in maniera così chiara. La parte, diciamo, l'evoluzione sulla parte digitale fa sì che diciamo, la domanda in particolare, definita l'esigenza, quindi a livello di asset generale, quindi nel senso di per ANAS, riguarda come gestisco le strade, i viadotti, le gallerie, quali sono le mie esigenze informative che devo porre come domande al mio operatore economico. Ecco che la domanda, una volta che diciamo guardo anche con la domanda non solo, tornando un attimo indietro, qua abbiamo la realizzazione dell'infrastruttura, qua stiamo parlando invece di tenere subito al centro la fase manutentiva. Cioè cominciare a dire, ok, qual è il contenuto informativo che mi serve affinché sia possibile anche una gestione o un framework strutturare la mia esigenza manutentiva in fase successiva. Quindi una domanda che una volta che ho chiarito la mia esigenza a livello, sia consentito, computazionale, a livello di dato, ecco una domanda che non diventa più un capitolato, come dire, puramente come elaborato descrittivo, ma si concretizza in un elenco di informazioni, in un database di informazioni che io chiedo al mio operatore economico. E quindi una domanda che consente, poiché è strutturata in dettaglio, anche una validazione dei dati ricevuti dall'operatore in maniera più standardizzata, e quindi per forza obbliga a una risposta più aderente già dall'inizio alla domanda formulata. Questo è il passaggio importante che ha comportato l'adozione di processi digitalizzati per ANAS, il che significa quindi, a livello di capitolato informativo, fare in modo che il contenuto informativo dei modelli digitali sia definito sempre preliminarmente all'avvio dell'esecuzione della prestazione e quindi non sia una definizione che viene precisata via via che si va avanti con l'esecuzione e poi abbia delle caratteristiche, cioè sia univoco, sia strutturato, sia di dettaglio e sia soprattutto personalizzabile. Cioè voglio dire, il contenuto informativo che riguarda una galleria non è lo stesso contenuto informativo che riguarda un viadotto. La manutenzione di un tratto di strada può essere diverso dall'esigenza manutentiva di una parte impiantistica e quindi questi contenuti informativi definiti in un framework generale devono poi essere, come dire, adattati nei capitolati informativi alla precisa domanda che si vuole fare. ANAS ha strutturato un proprio modello dati che prevede delle opere, parti d'opera e degli elementi, vedete cavalcavia, le fondazioni, i pali, per ognuno di questi elementi sono definiti diciamo dei set di parametri identificativi, di anagrafica, localizzazione, geometrici, tecnici, 4D, 5D e stiamo andando avanti verso il 6D, eccetera. E poi per ognuno di questi cluster i vari parametri che servono a definire questo oggetto. Ovviamente il tutto declinato attraverso i loin e i log poi degli approfondimenti. Ovviamente noi siamo partiti dalla WBS di ANAS che prevedeva appunto opera, parti d'opera ed elementi. Poi l'abbiamo, diciamo, rispetto alla domanda iniziale, siamo andati più nel dettaglio. Quindi la definizione dei cluster, dei parametri, i diversi parametri informativi, le unità di misura e le tipologie di parametro definite per ciascun elemento. Questo è il contenuto dei nostri capitolati informativi, di fatto. Ora, l'idea del, diciamo, ma tutte queste informazioni che noi richiediamo, la domanda è così precisa, quindi un obbligo di risposta così precisa, qual è lo scopo di tutto questo? Beh, lo scopo per ANAS è quello di arrivare a un sistema di gestione dell'asset olistico, nel senso avere un sistema di gestione dell'asset che partendo dalla progettazione, dalla contabilità di progetto, alla realizzazione, passa attraverso un sistema di gestione dell'asset che fornisce questi dati alla manutenzione e dalla manutenzione stessa questi dati ritornano indietro verso le nuove progettazioni. Quindi un'unica interfaccia di gestione dell'asset attraverso la quale i vari operatori,
sei un progettista, sei una persona che si occupa di manutenzione, eccetera, raccolgono e inseriscono le informazioni in modo che attendere la, come dire, sia possibile sempre una migliore gestione dell'asset in fase di manutenzione. Perché come sappiamo tutti, in quella fase... Il resto giusto per vedere, se ho ben capito, quindi alla base voi, al centro, lo vedo proprio nell'immagine, c'è l'asset, quindi l'asset per voi è ovviamente importante, l'asset determina sia la parte progettuale, ma poi anche la parte di manutenzione, quindi quel segno che è quasi un segno di ricircolo e di infinito è proprio all'asset, il dato fa parte dell'asset, l'asset retro il dato e al resto si agganciano le altre cose. Allora, man mano che tu... se tu lo progetti inizialmente, l'asset non c'è, all'inizio lo progetti, poi lo realizzi, queste informazioni devono arrivare al manutentore. Quando il manutentore lavora sull'asset, deve riuscire a inserire le informazioni a livello di attività di manutenzione che sono state fatte sull'asset e queste devono essere conservate e rese disponibili a chi dovrà fare poi ulteriore progettazione sempre su quell'asset. Ulteriore progettazione o anche semplicemente gestione ordinaria di quell'asset. Quindi da questo punto di vista il sistema prevede l'asset al centro, come giustamente hai detto, il tutto declinato attraverso un sistema di asset management, quindi una piattaforma che consenta questo scambio di informazioni. Ovviamente questo in ANAS è in preparazione, stiamo lavorando su questa cosa, però l'aver precisato il contenuto informativo dei nostri modelli già nei capitolati, eccetera, eccetera, così in maniera computazionale, ci aiuterà moltissimo a mettere in piedi, a rendere efficiente questo sistema dal punto di vista digitale. Questo sistema ovviamente oggi viene sviluppato in maniera analogica e puoi immaginare quante informazioni si perdono o arrivano in maniera sbagliata. Il passaggio al digitale ci aiuterà a evitare, a ridurre questi errori e quindi ad avere una manutenzione più efficiente, intesa come più, diciamo, aderente all'esigenza dell'asset e meno costosa in termini di effort generale. Bene, capite che quindi il problema reale, mentre sulla parte di progettazione, come dire, oramai anche il mercato ha, diciamo, in qualche misura completamente, passatemi il termine, digerito la necessità dell'utilizzo del BIM, inteso anche come operatori economici, eccetera. Poi si rischia però nella fase esecutiva che non si usino i modelli. Cioè il passaggio sulla fase esecutiva è quello un po' più delicato. E quindi l'idea di ANAS è quella di cercare di non perdere il dato, perché tra la fase di progetto e la fase di manutenzione c'è la fase esecutiva. Se nella fase esecutiva si perde la centralità del modello, perché si va avanti in tradizionale, perché poi il modello è semplicemente la sbuilt redatto alla fine, eccetera, eccetera, è facile che il contenuto informativo sia meno preciso. E allora l'unica strada è quella di rendere utile a chi la fase esecutiva svolge, quindi direzione lavori, imprese esecutrici, eccetera, l'utilizzo dei modelli. Per questo ANAS sta implementando in maniera molto decisa la parte di utilizzo di parametri 4D e 5D nel modello, che debbono affiancarsi ai programmi esecutivi di dettaglio obbligatori dal punto di vista normativo per l'appaltatore, al nostro giornale dei lavori digitale, in modo che sia poi l'utilizzo dei contenuti informativi inerenti al 4D e al 5D nei modelli a guidare quella che è l'indicazione sulla produzione, quella che è l'indicazione sul rispetto temporale dei tempi. Certo, in questo momento l'obiettivo non è quello di sostituire ovviamente gli atti contabili, né tantomeno le disposizioni normative, cogenti per norma, ma è quello di fornire uno strumento effettivamente operativo, efficiente, attraverso cui il direttore dei lavori e l'impresa possono monitorare gli avanzamenti. Quindi in modo da far sì che sia importante per questi, diciamo, protagonisti della fase esecutiva, il modello diventi importante, così come lo è per la progettazione, per la fase poi di manutenzione e gestione dell'asset, e quindi diciamo non si perda l'importanza del contenuto informativo. Per farlo, diciamo, la cosa non è banale, perché questa è una visione di un computo tradizionale. Come vedete c'è l'articolato e poi i vari elementi. Nel BIM dobbiamo ragionare esattamente al contrario. C'è l'elemento
e i vari articoli. Quindi, mentre, diciamo, è vedere un computo in maniera diversa, dove al centro non ci sono i prezzi, ma ci sono gli elementi. E gli elementi poi vengono quantificati come informazioni a livello di tariffa, quindi codifica di elenco prezzi e importo. Questo ci consente di far sì che si possa derivare direttamente dal modello quello che è il programma esecutivo di dettaglio, ovvero anche la verifica del mantenimento del programma esecutivo del dettaglio nella fase esecutiva. Ovviamente tutto questo viene fatto anche attraverso l'utilizzo del 4D e non solo del 5D, le due cose vanno abbastanza insieme. Questa slide fa soltanto vedere quali sono i parametri a livello di 4D e 5D che usiamo in ANAS. Oggettivamente rispetto al abbiamo due strade per fare questo. Il primo è un progetto esecutivo con un computo metrico estimativo già redatto su una base di dato strutturato in BIM, e allora la cosa è un po' più semplice, però a oggi siamo distanti da questa cosa. È più facile avviare un progetto esecutivo dove i parametri 4D e 5D non sono esplicitati, ma vengono solo definiti come framework nel capitolato informativo e nel PGI. Dopodiché si chiede all'operatore, con l'introduzione dei criteri premiali, così come previsto dal DM 312, di sviluppare queste parti, e dopodiché si ha tutta la parte della progettazione, dell'utilizzo di questi parametri, sia in fase provativa del PGI, sia poi, diciamo, nella fase esecutiva. Bene, ovviamente tutto questo per ANAS significa un'integrazione con il nostro GLAD, che è il giornale dei lavori digitale. Qui vedete alcune videate dello strumento, e di fatto consentirà ai nostri ispettori cantiere di visualizzare l'opera, scegliere la parte d'opera, su quella parte d'opera indicare quali sono, diciamo, sia i dati classici in giornale dei lavori, quindi operai, attrezzature, materiali, eccetera, sia in più dare su quella singola parte un avanzamento percentuale. Questo consentirà, estraendo i dati dal giornale lavori digitale e diciamo incrociandoli col modello dati, di avere, tutto questo in maniera automatica, di avere ovviamente un avanzamento della progettazione e capire se questa progettazione è in linea o no con le previsioni progettuali e di contratto. Ovviamente l'altra cosa centrale di ANAS riguarda la sostenibilità che noi stiamo affrontando a livello di gruppo. L'adozione ANAS breve dovrebbe riuscire a completare le certificazioni di alcuni suoi progetti, certificazioni basate sul protocollo Envision, che è un sistema che ci consente di misurare o comunque dare un sistema di misura alla sostenibilità. Tutto ciò che è misurabile, tutto ciò che diventa misurabile per chi parla di BIM è sempre molto importante, no? Quando c'è qualcosa che può essere una misura esatta, più è computazionale meglio è, più ci consente di integrare un protocollo come quello Envision all'interno dei nostri modelli dati. Questo è l'obiettivo che noi stiamo perseguendo, collaborando anche con Italfer per la realizzazione di una linea guida per l'applicazione del protocollo Envision alle infrastrutture stradali, linea guida che vedrà una prima parte di disamina del protocollo per l'adattamento alle infrastrutture stradali, dopodiché una parte di indicazione di documenti a comprova. In questa parte verranno inserite anche parti del modello dati e quindi parametri che l'Envision SP potrà utilizzare per comprovare il raggiungimento di un certo livello di quel parametro all'interno del protocollo. Bene, darei spazio gli ultimi tre minuti a un nostro caso studio, cioè un progetto pilota che stiamo portando avanti adesso, che è il progetto della variante sulla SS340 della Tremezzina, progetto per 570 milioni di investimento. In questo, qui ne vedete una coreografia un po' stilizzata, in questo progetto l'operatore economico ha proposto, sulla base di un capitolato informativo ANAS, questo è un appalto integrato, la realizzazione del progetto esecutivo in BIM, e questa attività
qui vedete la difficoltà principale di questo cantiere sono la ristrettezza degli spazi per creare gli imbocchi delle gallerie, qui c'è qualche fotografia. Questa attività, qua c'è qualche modello realizzato nell'ambito del progetto esecutivo, che noi tutti i modelli che sono stati verificati e validati rispetto al contenuto informativo richiesto da ANAS. Sostanzialmente noi siamo partiti da una parte del nostro diciamo capitolato informativo che prevedeva diverse indicazioni, tra cui la più importante il modello dati con tutti i parametri che avrebbero dovuto essere integrati all'interno dei modelli realizzati dall'operatore. Dopodiché, vado velocemente, questo qua che vedete è il flusso di verifica dei modelli che è stato dichiarato in fase di apertura di gara ed è poi stato eseguito all'indomani della realizzazione dei modelli da parte dell'operatore. La fase di gara che diciamo ha visto trasformare questa documentazione in documentazione di gara, quindi specifica per quel progetto. Poi, dopo il contratto, siamo arrivati al BIM Execution Plan da parte dell'operatore economico, quindi il PGI che in qualche modo consolidava il modello dati proposto da ANAS, dopodiché sono stati sviluppati i modelli, modelli che sono stati per i quali ANAS ha condiviso il proprio ambiente di condivisione dati, quindi l'operatore prima lavorato in un suo ambiente di condivisione dati fino diciamo allo stato di lavorazione dei modelli. Quando i modelli sono passati allo stato condiviso sono stati caricati nel nostro ambiente di condivisione dati e da lì sono partite le attività di controllo. Attività di controllo svolte tutte interamente da ANAS al proprio interno che hanno consentito quindi la validazione dei modelli. Queste ultime due slide con cui concludo, la prima è un diagramma che tutti conoscete, è il diciamo diagramma di McClimi, è solo per ricordare che alla fine il BIM ha sicuramente un minor effort che noi verifichiamo nella fase di operation and maintenance. Per fare in modo che ci sia questo minor effort è necessario schiacciare lo sforzo nella fase di progettazione. Quindi, come vedete, il BIM si propone di cambiare lo sforzo che si fa normalmente più in fase di esecuzione e portarlo nella fase di progettazione, dove l'effetto delle modifiche è maggiore e il costo delle modifiche è minore. E ovviamente qual è la cosa da evitare? La cosa da evitare è fare un'implementazione del BIM, che non corrisponda realmente a una vera attuazione del BIM stesso. Questo diagramma fa vedere due curve, una rossa che riguarda una metodologia tradizionale di svolgimento di un processo. Quando ad un certo punto noi inseriamo un'ottimizzazione tecnologica, abbiamo un certo miglioramento della produttività, vedete? Se noi ad un certo punto sviluppiamo il BIM e quindi il BIM si pone come innovazione strategica, quello che succede è che si crea per un certo punto di vista, un certo momento, un certo intervallo di tempo, questo occhiello in cui la produzione tradizionale sembra essere vincente rispetto all'innovazione strategica. In realtà, se diamo abbastanza tempo, l'innovazione strategica porterà a dei livelli di produzione sicuramente superiori. Qual è il problema? Che se noi non rendiamo questo occhiello abbastanza rapido, rischiamo di prolungarlo per troppo tempo e quindi di raddoppiare il nostro effort, cioè anziché di sviluppare la produzione, quest'area verde maggiore, la sviluppiamo qui sotto. Il nostro effort rimane qui in basso, quindi la nostra curva di produzione si fermerà alla rossa. Questa è una considerazione molto importante, cioè vuol dire se si implementa il BIM va fatto con convinzione. Questo, se volete, è uno dei passaggi più delicati, proprio perché il BIM, come abbiamo visto, ha dei ritorni non immediatissimi. Bene, io con questo ho concluso la mia presentazione. Bene, grazie mille Ernesto, sei stato veramente... Abbastanza interessante, però... No, sei stato nei tempi ideali proprio, ti ringrazio, è stato molto esplicativa, chiara.
Abbiamo visto, giusto per chiudere il tuo intervento, abbiamo visto come ANAS, come gruppo Ferrovie, sta spostando tutto verso l'Aster, quindi va verso quel BIM and Beyond. Il vostro Beyond è sicuramente la centralità dell'asset, del manufatto, poi alla fine, perché parliamo di manufatti, di opere d'arte, ponti e ferrovie, e quindi diventa fondamentale riuscire a gestire. Ma, come hai detto tu, la prima fase è fondamentale per preparare il terreno alla seconda, quindi con convinzione bisogna partire. Ho visto comunque avete messo in atto in questi ultimi anni dei processi veramente veramente solidi, no? Quindi con il controllo, quindi col Commandant Environment, quindi ho visto veramente crescere ANAS in maniera esponenziale, virtualizzazione, insomma avete fatto un processo veramente interessante che io reputo, ne ho viste tante di realtà, ma questa è sicuramente una delle più eclatanti, no? Ho visto veramente un'adozione del processo BIM. Come si chiacchierava prima, con delle difficoltà immancabili, no? in un grosso gruppo come il vostro, ma sicuramente con dei vantaggi che vedremo presto. Io ti ringrazio ancora per il tuo tempo e per il tuo intervento che è stato veramente interessante. Ti esorto a rivederci magari il prossimo anno con un'altra case history, oltre alla Tremezzina, interessante, quindi andare avanti con lo sviluppo del BIM. Grazie ancora per il tuo intervento e per il tuo tempo. Ringrazio anche tutto il tuo team, ovviamente, e ci vediamo alla prossima BIM Conference. Grazie ancora, Ernesto. Grazie, un saluto a tutti, grazie mille.